io mi sporco tutto, qui in avanti. Tu devi stare così e vedo anche lui. Ok. Ok. Vai. Prima di dare la parola all'amico Pucciarelli, intanto voglio far notare che siamo qui, Pucciarelli poi da parte sua presenterà un nostro caro amico e diciamo personaggio molto importante che noi vogliamo presentare ai nostri amici perché può essere fonte di ulteriori informazioni. Prima di dare la parola a Jean-Paul Pucciarelli, vorrei fare una piccola nota che è assolutamente necessaria, ma molto brevemente, poi l'argomento lo svilupperemo in un secondo tempo. Allora, questo è l'ultimo numero della rivista Le Scienze, che comincia a preoccuparsi del fatto che via internet stanno scorrendo delle informazioni che stanno la terra è piatta. Esattamente. Stanno scorrendo delle informazioni che stanno mettendo in crisi il sistema ideologico, politico e culturale su cui si è basato per qualche centinaio di anni il potere delle varie caste, soprattutto religiose, che hanno dominato il mondo attraverso informazioni e visioni del mondo assolutamente dimostrate, oggi sballate. Che la religione e la scienza hanno camminato di pari passi per 20 anni. Esatto, ma anche adesso. Ora però in questo momento sta succedendo che molte informazioni alternative e che sono importanti stanno scorrendo appunto su vie di comunicazione alternative e questa volta però non è più il tempo in cui si bruciava Giordano Bruno, che poi tra l'altro ricordiamo che dopodomani è stato il 17 alle ore 17:30. Andiamo tutti a campo di fiori a venerare la memoria del grandissimo Giordano Bruno che fu sacrificato, bruciato vivo da questi signori. Adesso non lo possono fare più e stanno cercando. Ti fanno sparire nell'acido. Capito. Vedi, tu hai citato l'acido, ma l'esempio dell'acido di oggi è la chemioterapia. Certo. La chemioterapia è l'acido. È l'acido con cui alcuni personaggi, escluso Jack lo squartatore, ma tutti gli altri, oppure il mostro di Nerola, oppure la saponificatrice, la famosa saponificatrice. Di Sapri, era un 300, erano giovani e forti e la saponitrice li ha fatti morti. Allora, qui Le Scienze deve incominciare a mettere le mani avanti. Perché si va a colpire il potere, che è un potere sempre ideologico, prima che politico. Perché gli vai a mettere in crisi il potere ideologico religioso. Sempre. La religione coincide sempre con l'idea dominante, con la classe dominante, la quale classe dominante si avvale di idee dominanti. Se ti metti contro, prima finivi bruciato, adesso rischi di non finire da nessuna parte, perché le scienze cominciano a prenderne atto. 5 cose vere, su questo non vogliamo parlare, però vogliamo dire attenzione, cari amici, perché il momento del crash sta per arrivare. Perché dico questo? Perché voglio arrivare a un'altra conclusione piuttosto importante, anche questa. Intanto preannunciamo che alla base della rivoluzione culturale c'è sempre qualcuno che fa parte della vecchia casta, il quale si ribella, il quale non regge più nei confronti dello strapotere di alcuni confratelli. Ma guarda Calvino, guarda Lutero, guarda Cusanno, guarda Copernico. Esattamente. Questi erano preti o erano di una casta similare o parallela. E per quanto riguarda le scienze, abbiamo ad esempio che i grandi contestatori della medicina ufficiali erano tutti medici. Qui non è che viene uno da chissà da dove e poi alla fine capisce, dice ho inventato perché ho fatto un estratto di castagne e mi ricrescono di nuovo i piedi del culo, no?
No, erano tutti medici, sappiamo, insomma. Conclusione. È sempre pornografo, no, ci mette dentro qualcosa. Perché, esistono o non esistono i piedi del culo? Sì. O dobbiamo chiedere... Hanno la loro dignità. Sì. Hanno la loro funzione, soprattutto. Igienica. Lo dobbiamo chiedere a Maria Elena Boschi, se ci dà una consulenza. La miseria, guardi. Vabbè, almeno qualcosa può fare prima la consulenza. Poi, la denuncia è la diffamazione della Becchi. Ma io non potevo, perché ho negato che ci sono dei peli nel culo, in quel bellissimo culo. No, io non lo nego. No, vabbè. Andiamo oltre, dai, non tergiversare. Allora, io ricordo una bella culo. Ragazza. Io ricordo una bella ragazza, quando ero molto giovane, che aveva certi peli ossigenati. No, davvero. Troppo forte. Oh, perché una non si può ossigenare i peli. Io ho avuto una ragazza che era pelosa, che sembrava una scimmia. Hai capito? Donna pelosa, donna virtuosa. Sicuramente virtuosa. Allora, per concludere, mettetela invece dal punto di vista della serietà. Qui abbiamo questa rivista che svela una delle più vigliacchissime menzogne che sono state dette di recente in relazione a quella ragazza che è morta perché ha rifiutato la chimio. Ne hanno dette di tutti i colori, tutto falso, tutto completamente falso. Hanno accusato questa ragazza che voleva fare la terapia di Hammer, non è vero assolutamente, non è stata mai sottoposta alla terapia di Hammer. La ragazza si è solo rifiutata di fare la chimio perché una sua carissima amica 3 anni prima era morta dopo atroci dolori per avere fatto la chimio per la stessa patologia che lei aveva in questo momento. Io vorrei leggere 3 o 4 righe, però vale la pena veramente. Questa è la ragazza, molto carina, in cui si dice in maniera molto esplicita e molto chiara che lei è morta in conseguenza non di nessun'altra terapia alternativa, ma si è sottoposta a terapie degli ospedali sia italiani che svizzeri, solo che non ha voluto la chimio, perché la sua amica, che poi tra l'altro con una squisita sensibilità, quelli dell'ospedale mi pare di... perché una leucemia linfoblastica, non è uno scherzo, con una squisita sensibilità, quelli dell'ospedale dove la sua amica è morta e dove lei si è ricoverata, lei con una squisita sensibilità l'hanno ricoverata proprio nella stanza dove la sua amica è morta. Quindi una squisita sensibilità di questi medici, anzi da dargli il premio umanitario, no? L'umanità proprio. Davvero umanità. Quando sono stato ricoverato io per il tumore al setto nasale che avevo, qualche giorno. Sai che il naso prima... simboleggia l'uccello, sì. Sai che c'è. Dopo sono guarito, come vedi sto qua. Dopo qualche giorno che ero ricoverato lì, io avevo quasi 16 anni. C'era un ragazzo che aveva 18 anni, a letto a fianco a me, morì e io sono rimasto lì per 10-15 giorni, un mese, adesso non mi ricordo bene, con questo terrore che di fare la stessa fine. Perché lui era morto sotto operazione, sotto certo. I ferri. E quindi c'avevo una strizza al culo che è indescrivibile. Quindi l'ho passato direttamente. Tra l'altro, che gli è venuto per abuso di farmaci che sua madre faceva nei suoi confronti. Formaldeide. Il formitrol. Gli davano un fracasso di formitrol, esatto, tanto per dirne una, no? Formaldeide. Allora voglio leggere semplicemente un pezzettino, no, qui. Dopo ovviamente l'hanno tolto dal commercio, però oramai sai quanto era largo uso di formitrol, mi ricordo quando ero bambino. Sì, perché era buono, aveva un sapore buonissimo. E poi serviva la formaldeide, aveva un effetto battericida enorme, sì. Per cui zatte, fregava subito. Altro che antibiotici. Allora leggo semplicemente un paio di capitoletto relativo a questa povera ragazza Eleonora Bottaro, la quale sfruttando il fatto che era minorenne
e l'hanno perseguitata, hanno fatto tutti i colori, e poi lei però, diventando maggiorenne, ha potuto scegliere definitivamente. Come dicevo, non c'entra niente la terapia alternativa, lei non l'ha fatta per niente, lo ripeto, perché voi siete dei falsari, soprattutto e prima di tutto voi siete dei falsari che raccontate tutte ste cazzate, c'è scritto qua. È quindi un nostro dovere ricostruire in modo sintetico ed essenziale i fatti che i principali giornali hanno invece tenuto nascosti, a cominciare dalla causa della morte di Eleonora, unitariamente attribuita alla leucemia linfoblastica acuta che le era stata diagnosticata dai medici dell'ospedale di Padova, se non addirittura alla nuova medicina germanica del dottor Reich Gerd Hammer, alla quale Eleonora e i genitori hanno dato credibilità e al rifiuto da parte della ragazza di sottoporsi alla chemioterapia suggerita nei casi come il suo. In merito a questa cura molto è stato scritto a favore e contro, ed Eleonora, che aveva nei mesi precedenti visto la sofferenza e poi la morte di una compagna di scuola, sottoposta a tale procedura terapeutica, si rifiutò di subire lo stesso trattamento, e ha fatto bene. Ricoverata presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, addirittura nella stessa stanza dove lo era stata la sua amica, al suggerimento del personale medico della struttura di seguire un trattamento chemioterapico, Eleonora si è opposta argomentando in una lettera scritta di un suo pugno le motivazioni. Chiedo ai miei genitori di proteggermi, non me la sento di restare nell'ospedale dove 3 anni fa è morta una mia cara amica, non me la sento di restare qui. Sulla base delle mie conoscenze sono più i morti dopo la chemioterapia rispetto a quanti al giorno d'oggi sono ancora in vita. È vero. La serie di rischi ed effetti collaterali mi hanno fatto riflettere sulle conseguenze di queste cure. Eleonora aveva anche richiesto di conoscere le statistiche ufficiali, questo è importante, sulla sopravvivenza dopo la chemioterapia, una richiesta che però non sarebbe stata esaudita dall'ospedale. Non esaudita. Noi lo sappiamo. No, appunto. Ma sai perché? Perché non hanno la letteratura, non l'hanno mai letta. Non hanno la letteratura, non hanno le riviste della letteratura. Che cosa possono rispondere? Loro ubbidiscono ciecamente agli ordini di chi sappiamo. Perché non è supportato da basi scientifiche. Oltretutto. Oh, che cos'è la scienza? Dillo. La scienza è quella che pone il dubbio. Esattamente. Senza il dubbio non ci sarebbe il progresso. O delle possibili soluzioni. Ma siccome il dubbio in certi casi, come dire, compromette il profitto delle case farmaceutiche, eccolo lì che bisogna fare la chemia. Esattamente. Perché quella su basi scientifiche. Esattamente. Compromette lo status quo, sempre. Lo status quo. Ricordiamoci sempre che la medicina è la prima è base dogmatica del potere, perché la medicina, curando il malato, è quello che maggiormente interviene nei confronti di chi sta male, in cui il risultato è appunto dovuto alla dottrina, perché i grandi taumaturghi guariscono perché la loro dottrina guarisce il paziente che crede alla loro dottrina, ecco perché crede alla loro dottrina perché non ha basi scientifiche per giustificare l'evento che, a cui assiste. Esattamente. Il caso più lampante è il caso di Bella, no? Guarda, il caso di Bella, la terapia di Bella è quanto di più logico, di razionale ed intelligente ci possa essere, come dimostrano le 10.000 persone che ancora sono in vita e che fanno la cura di Bella, però siccome va contro il dogma del potere assoluto gestito dalle multinazionali, la terapia di Bella non va bene. No, voglio fare una chiosa che c'entra poco, ma è relativa a quel discorso. Rivolgiti dello sciamano. No, guardo te che è uguale. Hai mai sentito parlare... Però la voce arriva lì. Hai mai sentito parlare di cabeza de cavallo? Cabeza de cavallo? Come no? T'ho beccato in castagna. Allora, cabeza di cavallo è un personaggio incredibile, è un personaggio su cui si potrebbero fare 3 o 4 film. E leggevo appunto la biografia stamattina, è un personaggio diciamo che discende da una famiglia famosa, appunto nota per la
lo stemma che aveva ricevuto dal re di Spagna quando fecero la guerra, iniziarono la guerra attorno al 1120 contro i Mori. E insomma ci fu una storia lì, vabbè, tralasciamo. Carrezza di Cavaglio, quello conosciuto diciamo universalmente con questo nome, invece è un personaggio che gravita attorno al 1500 a seguito della conquista dell'America da parte della Spagna. E cioè questo signore era un po' uno sfigato, poverino, perché era figlio secondogenico, genito di una casata nobile. Come al solito, o facevi il prete o facevi il mestiere delle armi. E lui il prete non lo voleva fare, giustamente, ha detto vabbè, faccio il guerriero. Dopo aver fatto una decina d'anni diciamo il servizio militare, la carriera militare, non era il suo, diciamo, il suo obiettivo, e si diciamo, decise a fare l'uomo di corte. E alla corte di Ferdinando II. Insomma, lì la storia è un po' lunga, diciamo, ma attorno al 1520, in una delle tante spedizioni per le Americhe, lui si imbarca insieme come secondo comandante a seguito del, diciamo, perché Ferdinando II dava diciamo, le concessioni per andare in America, ma le esplorazioni e le spedizioni dovevi pagare per cavoli poi. Quindi dovevano mettere insieme un certo denaro per creare, armare le barche, le navi, eccetera. E insomma lui partì con 300 o 400 uomini, un centinaio di cavalli, arrivarono alle coste della Florida cercando di, perché lì era proprio del tutto vergine il territorio, era ancora inesplorato, e per conquistare la parte, diciamo, nord dell'America. Tutta una serie di vicende, vengono assaliti, si perdono nei naufragi due o tre navi, un casino della Madonna, finché in pochi superstiti vengono catturati, morti di fame, quasi allo stremo, lui da solo e altri poi successivamente si erano dispersi in un territorio piuttosto ampio, e praticamente lui viene salvato dagli indiani. Salvato dagli indiani è trattato come schiavo. E rimane per due o tre anni schiavo, però con trattamento umano. E quindi lui incomincia a conoscere la cultura indiana. E poi da lì lui diventa, appunto, ecco perché l'ho ricollegato, diventa uno sciamano. Perché conoscendo la medicina occidentale europea nostra, erano molto enormemente più avanti anche all'epoca degli sciamani locali, e lui diventa un uomo quindi anche di potere, di rispetto. E attraverso, praticamente lui comincia una spedizione a piedi, dalle coste della Florida alla California, 4.000 e passa chilometri, con tutto il seguito della sua quasi tribù, che arrivano in California e tornano indietro, ma non indietro così, arriva a Città del Messico, lì c'erano i messicani, gli spagnoli, e viene rimpatriato. Insomma, è una storia, è un'avventura. Altro che quello, il cercatore dell'arca perduta, di tutto e di più. L'ho detta questa cosa perché a dire del differenziale diciamo tecnologico scientifico fra una società e una cultura e l'altra. In una cultura sei un nessuno, uno dei tanti, in un'altra cultura diventi un leader. E quindi ecco, questo per dire che ma è stato la cultura oggetto anche di tanti film, anche la vita degli individui nel sopravvivere o nel morire. Sì, certo. Lì lui ha salvato con la tecnologia nostra un sacco di persone che sarebbero morte altrimenti, qui invece quella tecnologia fa morire persone, perché eccolo lì, una tecnologia sbagliata che porta a quelle, ad arricchire le case farmaceutiche, esatto. Come oggi è tutto il business, ma non è soltanto l'arricchimento, è l'ideologia di potere, guarda le banche, sì, no? Tu devi sottometterti, salvare le banche, 370 miliardi in 6 anni li abbiamo dati alle banche, dai 360 miliardi alle industrie, cazzo di Buddha, sono 360 miliardi che entrano nel circuito economico e creano volano enormi, certamente. In conclusione, tu giustamente hai detto questo, io ripeto il concetto della medicina come sistema di imposizione fisico sui corpi umani di un'ideologia. Ricordiamoci che ipse dixit Galeno è stato alla base della medicina per oltre un millennio,
e per oltre il millennio, siccome lo diceva Galeno, senza nessun principio critico, senza nessun dato controdentale, dovevi applicare perché era, l'aveva detto Galeno, e perché Galeno in quel momento rappresentava né più né meno che il potere ideologico della guarda, è un discorso che facevo poco fa con Enrico. Siamo arrivati al punto che i vegani conoscono una disciplina, una, hanno letto un articolo, hanno letto un libro, nella miglior delle ipotesi, e su quella base lì, senza conoscere altro del campo, del settore, decidono una scelta di vita. Vabbè, e fanno bene. No, fanno e una fanno cazzata. Bene perché nel momento in cui contestano, in cui contestano il potere costituito. Io 33 anni sono vegetariano. Però documentati bene. Non leggere un articolo è solo perché va di moda. No, ma provo sul mio fisico, certo. Vedo che funziona. Certo. Ma come no? Ma il problema è che però se immagina in cui di maiale ogni tanto non è si allarga. Io penso al dolore dell'animale che viene e fai benissimo. Allora, purtroppo è così. E che ti trasmette comunque quando avrai fame davvero. Ma comunque quando avrai fame davvero. Voi pensate una cosa. Allora, facciamo un esempio. Io sto bene, entro in una stanza dove sono tutti arrabbiati, dopo un po', una volta entrato, mi arrabbio anch'io. Mi hanno trasmesso la negatività. È vero. Allora voi pensate ai milioni e milioni di animali che vengono uccisi ogni giorno. Esattamente. E emanano negatività che viene a influire sulla nostra psiche. Perfettamente d'accordo. Di questo non ne parla mai nessuno. Nessuno. Non esiste spazio vuoto. Quindi se io emano pensieri negativi, in questo caso lo spirito di vendetta degli animali, del gruppo degli animali, ne vengo inquinato. Non sono d'accordo. Può confluire, nel senso che se io vado in una stanza dove c'è cattivo umore, io sono costretto ad aprire sono costretto ad aprire la finestra. Certo. Sono condizionato. Certo. Capisci? Certo. E così il genere umano è condizionato dalla violenza, dalla negatività. La violenza è nella natura. Tutto questo è naturale. È una componente della nostra sofferenza, no? Io dopo 33 anni, quando vedo la canna, penso alla sofferenza di quell'entità che è in evoluzione, che ha avuto la vita sporcata. Ti confuto subito la cosa. Allora, io di notte a volte esco e trovo una mandria di cinghiali che se non sto più attento davanti a casa mia a rientrare immediatamente mi si mangiano loro. Fanno allora bene. È meglio che mangi loro vabbè, ma sei primordiale, dai, non sono primordiale, è così la vita, è così. Io voglio parlare, non sto scherzando, io voglio parlare, questa è ragione, ma un conto il cinghiale è un conto che le bestie tipo i vitelli, le cose vengono uccisi per il nulla. Poi perché abituato alla violenza, l'uomo sono animali pacifici. La caccia, che cos'è la caccia? Ma perché loro non cacciano? Devono cacciare. Ma dobbiamo entrare anche nel merito, anche noi non ci interessa questa cosa. Vabbè, voglio concludere il mio discorso dicendo che io vedo con piacere lo sviluppo e l'allargamento della cultura vegana e la vedo nei termini di alternativa al potere dominante. Questa è la cosa che maggiormente mi interessa. Hitler era vegetariano e diceva non basteranno 1000 anni per chiedere perdono agli animali per tutti i sacrifici che sono stati fatti per esattamente. Allora voglio concludere quella parte, minima parte di lettura che poi faremo un'altra volta, però voglio leggere due frasi molto importanti. La recente campagna, sempre da questa importantissima rivista, che si chiama Punto Zero, eccolo qua, Punto Zero. Allora, la recente campagna di intimidazione nei confronti dei medici che criticano o quantomeno obiettano una maggiore prudenza nei confronti delle vaccinazioni pediatriche ha raggiunto il suo apice col boicottaggio istituzionale del controverso documentario Vaxed. Va bene? E questo è importantissimo, fa parte della lotta contro il sistema. Altro sottotitolo, l'efficacia terapeutica dei campi elettromagnetici, qui è un altro discorso che deve essere assolutamente affrontato. E poi c'è un'ultima considerazione che avevo visto qua, ripercorrendo la storia della medicina e della letteratura esoterica si evince come accanto all'anatomia medica di pertinenza della scienza
esiste un'anatomia interiore che prende in considerazione la struttura sottile dell'essere umano, le sue energie e i suoi corpi sottili. Questo dice, lo sapevano bene i cinesi, Paracelso. A cui ti riferite prima? Allora, che i sentimenti negativi influiscono su questo. Allora, l'anatomia, cari amici, l'anatomia è importante. Se qualcuno, dopo te lo faccio dire. L'anatomia è importante. Ma non è tutto, anche perché fino al 1600 nell'università di medicina non si studiava l'anatomia umana. Dopodiché mi dovete dire, sono morti tutti prima del 1600? Vedete quindi che è sempre una interferenza di carattere culturale e di classi dirigenti che approfittano di una ideologia per imporre il loro potere concreto. Certo. A te la parola. No, mi volevo riferire a te. Hanno fatto un esperimento scientifico, in questo caso è stato l'esperimento fatto da uno scienziato giapponese, l'acqua. Se hanno preso un bicchiere d'acqua, hanno emanato pensiero positivo, le cellule dell'acqua sono rimaste armoniche. Hanno emanato dei pensieri, le molecole. Sono convintissimo. Non sono un tecnico. Hanno emanato un pensiero negativo, le molecole dell'acqua non sono state più armoniche, completamente disarmoniche. Questo vuol dire che la nostra mente può condizionare, certo, nel bene o nel male. No, condiziona comunque. Ormai è un energia, dato scientifico. È energia che emaniamo, ma non si vede. Certo, perché siamo tutti collegati. Non universo. È elettromagnetismo, è il pensiero post-quantistico, certo, che lo ammette, quindi non è un punto d'arrivo. No, ma queste cose si sono sempre sapute. Se tu vedi i santi, hanno l'aureola, certo, no? Quella lì è l'elettromagnetismo. Era gente che già sapeva tutto. No, tutto no, non lo poteva qualcosa dimostrare, perché tu no, lo dimostrava, perché poi lo operava, però scientificamente non lo potevi. Sì, ma la scienza è nata cent'anni fa, sai. E il potere culturale, il potere economico finanziario basato sull'ideologia scientifica. Perché dico che sta andando in frantumi? Perché il pensiero scientifico post-quantistico sta mandando in frantumi quella logica lì. Ecco perché voglio concludere. No, la sta parola mandando in frantumi la logica dell'unicità. Non solo l'unicità, ma anche il principio di causalità. Vero. È certo. Allora, se esistesse un dibattito tra sostenitori e detrattori dei vaccini, questo articolo ne mostrerebbe tutta l'inutilità. L'utilità dei vaccini non può essere stabilita da chi i vaccini li produce e ha interesse a trarne profitto. Questa è la logica più banale. E nessuno osse, lo dice. È buono il vino? Oh. Che te dice l'osse? Se la produzione è nelle mani di individui senza scrupoli, il cui scopo non è certo la tutela della salute. Io da parte mia vorrei... No, io voglio andare ancora oltre, dico solo una battuta. Allora, no, le cosiddette case farmaceutiche, anche loro in realtà, sono controllate sempre dalla finanza internazionale. Ma certamente. Perché io, per esempio, ho lavorato tanti anni nelle telecomunicazioni, i più grossi finanziatori delle di backbone di telecomunicazione sono le società di gestione che gestiscono le compagnie farmaceutiche, certo, che quando hanno subodorato il calo degli incoming, no? Cioè dei guadagni, degli utili che si subodorava già 20-30 anni fa, si apriva quel nuovo mercato, hanno investito in quel nuovo mercato. Certamente. Ma alle spalle sempre con i controllori della grande finanza internazionale che erano i loro padroni. Esattamente, noi conosciamo perfettamente. Allora, tu cosa volevi dire? Posso riassumere? Riassumere, anche perché non riesco a dire quello che dovevo dire. No, molto solo al coronamento del discorso dei vaccini. Noi abbiamo un sito, siamo dei giornalisti, e proprio da qualche giorno ho pubblicato un'intervista fatta da un nostro associato alla responsabile dell'Istituto di Epidemiologia, sì, epidemiologia del giapponese, che adesso è in pensione. Adesso in pensione detto, può essere di io ho l'intervista come Paolo Maddalena, la quale ha detto che in Giappone hanno voluto far marcia indietro perché hanno visto che non c'era bisogno di rendere obbligatoria la vaccinazione. La vaccinazione, a parere della dottoressa, dovrebbe essere obbligatoria in un posto insalubre.
no? Certo. Ma qualora invece il posto è salubre, non c'è assolutamente bisogno della vaccinazione. Questo l'ha detto il responsabile dell'istituto di epidemiologia. Quando è andato in pensione? Non prima. In pensione. Quando è andato in pensione? Questa è l'intervista, se volete la potete... Gli avrà tolto la pensione. Ci fai il di mandaccia. Dirò come lo in Giappone no, non lo possono fare. Beh, allora posso dire una cosina? Come no? Allora, no, per... no. Dai, illuminaci. No, per favore, dai. Ma mi si vede di là? Ci si vede. Tranquillo. Tranquillo. Allora, per riassumere, no? Diciamo una cosa semplicissima. Abbiamo mostrato tutte quelle che sono le aberrazioni, le conseguenze di uno stato di cose. Perché, prima di tutto, diciamo che l'economia è diventata uno strumento del capitale finanziario per aumentare questo capitale ed aumentare anche il potere non solo economico e finanziario, ma soprattutto il potere politico. Assolutamente. Ora, se dal 1913 è stato varato il sistema Federal Reserve, voi sapete benissimo chi è la Federal, che cos'è la Federal Reserve e cosa combina la Federal Reserve. Bene, l'ha creato anche Robert Kennedy, lo sapeva. Ha creato anche JFK, pensavano di saperlo, tutti questi qua che sono morti. Bene, la Federal Reserve è quella che crea la moneta debito. Beh, abbiamo già parlato tante volte della moneta debito, no? Ma anche tutto quello che è il contorno e l'utilità, la ricerca di sostegno per una vita cosiddetta postmoderna che sia più benefica e sia meno, procuri meno sofferenza, anche lì si è investito per procurare ancora del male. Tanto è vero che qualcuno ha cercato di stabilire che il tumore è una malattia psicosomatica, come diceva qualcuno, il professor Hammer, bene. E sappiamo che fino a fatto Hammer l'ha provato sulla sua pelle, esatto. Ma prima della scoperta di Hammer attraverso le sofferenze e la morte del figlio già si discuteva, perché io mi ricordo il professor Paolo Pancheri, grande sostenitore dell'origine psicosomatica del tumore all'inizio degli anni 60. Sì, ma non solo, questo, diciamo che le multinazionali sono nate per un qualcosa, cioè le grandi corporation sono quelle, voi sapete che esistono i mercati finanziari, la nostra vita, la nostra economia globale funziona attraverso i mercati finanziari, quindi dobbiamo fare i conti non più con un'economia produttiva, ma con un'economia speculativa. Ed è per questo che non ci potrà mai essere crescita, nonostante tutti i famosi criteri di applicabilità di un determinato sistema che deve tenere presenti i principi keynesiani, quelli degli altri economisti che la sparano sempre più lunga con la macroeconomia, con la microeconomia, perché c'è questo divario, non ci potrà mai essere la crescita, non ci potrà mai essere la crescita, perché l'economia è diventata uno strumento di profitto del capitale finanziario. E questo la dice lunga, non soltanto per quanto riguarda il controllo delle case farmaceutiche che è sotto questo potere finanziario, ma anche per il controllo dei mass media e delle informazioni. Cioè siamo disinformati, si parlava della chemioterapia che è dannosa al 98%. Ho parlato delle reti di telecomunicazioni che sono in mano alle finanziarie. Abbiamo parlato di istituzioni come l'ONU, come la FAO, come l'UNESCO, ripeto, ONU, FAO, UNESCO, WTO. WTO, il World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale dell'Economia, del Commercio voglio dire, e sappiamo tutto che questo è in mano ad un potere ben preciso che fa i propri interessi e vuole stabilire un ordine, non chiamiamo il solito nome del complottomane, qualcuno mi ha detto che sono un complottomane, è vero, non complottista, sono un complottomane, cioè sarei malato di mente, ma guardatevi intorno signori se non è così. Certo. Non c'è più nulla che non costituisca strumento per avere un profitto da parte di questo potere. Quando lo dicevamo 23 allora, anni fa, sappiate, esatto. era ancora più barbarito, ecco, la società rispetto ad oggi, ma oggi che finalmente comincia a penetrare qualche informazione. Ecco, allora, ma non diciamo dovrebbero più accusarci di questo. Allora, no, loro si sono inventati il concetto bufale, eccole qui.
concetto di non solo, ma hanno inventato anche il concetto di post. No, ma detto questo, allora Giuseppe ci ha telefonato ieri, poi lo... scusa se mi fai finire per favore, sì, perché sennò Giuseppe non Giuseppe, arriviamo a San Peppe e poi scusami, mi passino, poi parliamo di Giuseppe, perché sennò perdo il filo. Di Arianna, per inteso. E anche questa che mi ricordo, quando sto facendo un'intervista, ho detto guarda sto facendo un'intervista, mi ha chiamato tre volte e allora ho chiuso, va bene? Allora, diciamo questo, c'è questo controllo, quindi sappiate che gli affamatori del mondo sono quegli organismi che vi ho detto prima, le Nazioni Unite, la FAO, sono quelli che sostengono Monsanto, sono quelli che sostengono gli OGM perché si spende meno per gli investimenti, gli antiparassitari, e quindi ed è stato stabilito che sono cancerogeni, tutti gli OGM. Bene? E qualcuno potrebbe anche dirmi buonasera, come va? Eccolo qui, è arrivato un cagnolone che mi piace. Ma qui siamo all'aperto, siamo nel parco di Veio, vicino al parco di Veio, e quindi possiamo anche così sforare un po' dalla scaletta. Ecco. Poi vi raccomando, per esempio, per darvi un'idea di quella che è l'inganno continuato da parte dei media, di osservare una trasmissione che si chiama Presa Diretta, da parte di un giudeo, non dico il nome, è un giudeo. Come la massima parte dei anti-omeni che esistono oggi sul mercato. Il quale dice, naturalmente, ha fatto una trasmissione dedicandola appunto alla per sbugiardare, per svergognare la famosa teoria della nuova medicina germanica di Hammer, che pensava appunto di applicare delle terapie psicologiche più che non pericolose. Ma tutto perché la chemioterapia sono fior di soldi che entrano nelle tasche di chi produce, delle case farmaceutiche. Sappiamo esattamente. E siccome tutto ruota attorno a questo, è il potere che si svolge in questo senso. Vi raccomando poi di approfondire lo studio e la biografia stessa di un signore che si chiama Paolo Mieli. Il quale è a mano non soltanto tutti quelli che sono i media nazionali, ma soprattutto Rai Storia o La Storia Siamo Noi, che sempre appare come lo Zeus, sì. Deus ex machina, il quale poi ha scritto come anche due libri inglese. Ha scritto due libri, uno che si chiama L'arma della memoria contro la reinvenzione del passato, sì. Come se ignorasse che ben 7000 ebrei capeggiati da un tale che si chiama Gerhard Menuhin, ebreo, ha scritto un libro che sbugiarda tutti i sionisti, perché è antisemita, è ebreo, ma è antisemita e antisionista. Bene, io raccomando la lettura di questo libro, che si chiama Tell the Truth and Shame the Devil, che vuol dire di la verità e sbugiarda il demonio, perché sappiamo tutti che c'è una divinità che è esaltata anche nelle banconote americane, soprattutto nella banconota da un dollaro, e questa divinità è Satana. Voi sapete cosa esiste? C'è un consiglio direttivo che sta all'interno delle Nazioni Unite che si chiama Lucis Trust, creato dalla signora Bailey e dai coniugi Bailey, che ritratta tutte le varie teorie della teosofia della Helena Blavatsky. E sapete cosa si dice in questo consiglio direttivo dell'ONU? Un'ultima trovata, anche spinta da quelle che sono state le dichiarazioni e le attività di Henry Kissinger, ormai cadaverico, una salma ambulante, però i suoi suggerimenti sono sempre riportati a caratteri cubitali in tutta la stampa dappertutto. Quindi ripeto, presa diretta, vedete, per vedere a che punto può arrivare anche la capacità di disinformare la gente. Ecco. E guardate che cosa si dice a proposito di un programma di riduzione radicale della popolazione mondiale che dovrà avvenire nei prossimi 40 anni. E qui non si riprende il concetto malthusiano, no, delle malattie, eccetera, eccetera, ma anche le malattie. Malattie quelle provocate sono quelle che tendono a ridurre la popolazione. L'obiettivo dichiarato da Kissinger
e il Lucis Trust è quello di ridurre la popolazione mondiale a 500 milioni di persone. Pensate che oggi ci sono più di 6 miliardi. Più di 6 miliardi. Ma tutto questo ruota intorno ad un fatto molto semplice. È inutile che si venga a parlare di etica e di libertà, di democrazia, perché oramai la democrazia è stato stabilito che è un inganno del potere, è un inganno di chi intende tiranneggiare, perché basta accontentare il popolino, dire sì, guarda, io ti ho fatto votare, dimmi pure tu la protesta, quel programma, Sanremo, ti do Sanremo, le partite di calcio, poi però faccio, quando una volta che tu mi hai eletto, io faccio, non eseguo più il programma che ti ho mostrato perché tu mi hai dato il voto, ma faccio tutt'altro. Che cos'è il Trattato di Lisbona? Bello. Costituito nel 2007. Alza la voce in modo che dovrà diventare effettivo nel 2017, e soprattutto mi riferisco all'articolo 50, che ha visto per esempio una sorta di pseudo applicazione con la Brexit, no? La famosa uscita della Gran Bretagna. Ricordiamoci che è stato inserito nel 2007. Nel 2007, non esisteva, sì, prima. Esatto. E ricordo soprattutto quelle che sono le procedure da seguire qualora uno Stato dell'Unione Europea decidesse di uscire dall'Unione Europea e di conseguenza di uscire dall'euro. Abbiamo parlato di quelle che sarebbero le conseguenze dell'uscita dall'euro, no? Il professor Paolo Becchi ha indicato in un suo blog, ha indicato i 50 motivi per cui si potrebbe uscire dall'euro, ma sì, dovendo seguire questa procedura. Per cui il Trattato di Lisbona a questo punto rende molto più difficile uscire dalla gabbia, titolo di un libro del professor Claudio Moffi, che voi tutti conoscete e conosco anche io. E allora, innanzitutto dovrà essere stabilito una sorta di consiglio da parte di tutti gli stati dell'Unione, che dovrà decidere se stabilire un accordo per l'uscita di questo stato che intende uscire dall'Unione Europea. Stiamo depositando una querela in questo senso proprio. Ecco, bravo. Articolo 39, 44 e 46 del congresso di Vienna, del congresso di Vienna del 66, 69, 85. Il congresso di Vienna 1815. Scusa, 15, il trattato. Un lapis. Facevo i capelli lunghi la volta. Sì. Un lapis, che vuoi fare? E quindi è diventata talmente contorta e faraginosa questa procedura, per cui bisogna vedere se qualcuno potrà appellarsi a questo articolo 50, nel senso che dovranno, la maggioranza di questi stati dovrà poi approvare con la maggioranza del 50% più 1, approvare questa uscita, ma sottoporre poi il tutto a che cosa? Al Parlamento Europeo. Che cos'è il Parlamento Europeo? Niente. Secondo voi? Che cosa rappresenta? Niente. E sappiate anche che c'è al Consiglio Europeo un tale che si chiama Juncker, uno che nel pomeriggio non è mai disponibile, perché quando va a pranzo si beve 3 fiaschi di vino rosso, si fa delle dormite e dice no, non disturbatevi fino a domani verso le 11:30. Altro che Clinton, altro che Clinton. Vabbè. Ma a prescindere da questa digressione che ho voluto fare così, direi che diventa sempre più difficile, anche perché c'è un'altra cosa che dà nell'occhio, che è questa. L'articolo 7 del Trattato di Lisbona dice che qualunque Stato può essere accusato di non rispettare la libertà, i principi della libertà, della democrazia e, tra parentesi, dico io, puntini, 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 della libera informazione. Io vi dirò che ho studiato su 75 libri, per fare quella che è una mia cognizione storica, che mette in dubbio tutto quello che è stato scritto dalla storia ufficiale, e tutti questi libri sono apparsi in lingua inglese dal 1936 in poi, fino a pochi giorni fa, e non sono mai stati pubblicati in italiano. Ma perché no? Qui da noi non c'è la libertà. Ma nel 45 i signori Yankee che sono venuti qua non ci hanno portato la cinta con la libertà sopra, la democrazia. Virgilio Viola, mi dica, che cos'è la democrazia? La è una truffa?
No, ma soprattutto in America. In America è il massimo della truffa. Allora, c'è qualcuno che ha detto che se i cittadini americani sapessero l'inganno continuato che dal 1913 viene fatto a loro danno, se sapessero questa cosa, dalla sera alla mattina ci sarebbe una rivoluzione totale, che quella della la rivoluzione francese sarebbe proprio alla acqua di rosa, una pulce. Ma il cittadino americano è portato ad ignorare tutte queste cose, perché voi vedete che insieme a questi strumenti che procurano queste aberrazioni in virtù del prevalere del capitale finanziario, che cosa succede? C'è tutto un programma ben pianificato. È inutile che mi si venga a parlare di complottomane, attribuirmi il titolo di complottomane, perché sì, vabbè, così ma è nella dialettica, è chiaro. Guardate che cosa succede con le migrazioni selvagge. Ma qualcuno si è reso conto che cosa sta succedendo in Italia con le migrazioni selvagge? E che cosa ci aspettiamo? Che intervenga un Salvini che dice no, basta, adesso le frontiere... Un Salvatore, no? È già tutto compromesso. Oramai noi non siamo più una nazione. E sappiate che in ogni formula di comunicazione, così come l'arte, lo spettacolo, eccetera, viene sempre cercato. Si cerca sempre di arginare la cosiddetta omofobia, cioè si stimola, si invita al rapporto con le persone dello stesso sesso. Perché? Perché si vuole distruggere l'identità. La popolazione è chiaro, europea, l'identità personale, il senso della comunità, il senso della famiglia, il senso di appartenenza, la cultura, tutto quanto. Perché? Perché è una società multietnica, multirazziale e multiculturale. Perde di verve, perde di forza. Chiaramente non ha più dei riferimenti ed è maggiormente controllabile. A che scopo deve essere controllabile? Perché tutto quello che gli dico lo deve votare sì. Cioè, allora, posso perché ci sono, ho finito, perché ci sono degli altri sistemi che consistono nella paura. Nel 48 uno scrittore inglese, un po' addetto alla mescalina, Aldous Huxley disse che la paura è la base e il fondamento della società moderna. Esatto. Il terrorismo, sapete che cosa vuol dire ISIS? Vuol dire Intelligence Secret, Israel Secret Intelligence Service. Israel Secret Intelligence Service. Ripetilo, che i nostri amici magari... ISIS è acronimo di Israel Secret Intelligence Service. Adesso mi arriva una scopettata da parte di una finestra. Voleva dire qualcosa al nostro amico Violo? Solo una cosa. Devi strillare, però. La chiave di tutto è l'informazione. No, certo, la mia associazione cerco di servire l'informazione a vantaggio, chiamiamolo, della società civile. Il discorso è questo, noi in Italia siamo al 77esimo posto di libertà di stampa, quando in Russia sono al 48esimo, ho detto tutto, e ci considerano un paese democratico, eccetera. Allora l'informazione nel nostro paese è sempre stata guidata dai nostri politici, perché io sono 22 anni che lo denuncio pubblicamente, ci sono i finanziamenti all'editoria. Allora faccio un esempio, io voglio mettere su una testata, non ho difficoltà economiche, ho bisogno di un aiuto, mi rivolgo al politico di turno per avere un aiutino, ecco i finanziamenti alla editoria. Ovviamente però se vengo finanziato dal politico io non posso parlare male dei politici, e quindi ecco che la politica condiziona l'informazione in Italia. Non c'è libera informazione in Italia. Se io voglio mettere su una testata... Beh no, c'è l'informazione alternativa via internet. Aspetta, adesso... Che spaventa molto lo signore. Anzi, mi consta che siccome i politici hanno visto che c'è dissenso sul web, vogliono finanziare anche le testate sul web, l'informazione. Già c'è un progetto di legge, è stato approvato, bisogna solo seguirlo, ma siamo a questi livelli, cioè ci vogliono togliere la facoltà di informare liberamente. Con internet non è possibile.
Un esempio. Ma ci stanno provando. Anche se l'hanno sempre fatto. Vi dirò solo una cosa. Due parole. Nel 2000 io creo un'attestata che si chiama Capire Quaderni d'Inchiesta. Oh, fa freddo. Arriva freddo. Ce l'ho, me lo metto. La faccio da solo, non vado a chiedere aiuto a nessuno. Esce questa Capire Quaderni d'Inchiesta nel mese di agosto del 2000 e me la ritrovo in tutte le edicole tra Panorama e L'Espresso. Senza un'ombra di pubblicità inserita, senza nessun sostegno, esce questo numero ed entra in ballo il cosiddetto distributore. Chi è il distributore? È quello che ti deve distribuire, no? In tutti i punti vendita dell'Italia, va bene? Con i vari sub distributori eccetera. E questo numero, il primo numero ha grande successo, grande stima, grande cosa. Il secondo numero, e io vado dal distributore e dico, vabbè, quanti resi ci sono stati, mi dovete dare qualcosa di quello che avete venduto. No, glielo diamo quando esce il secondo numero. E il secondo numero deve uscire in una certa maniera, capito? Certo. Allora, io esco col secondo numero, intanto sono fuori dei 60 milioni perché c'erano ancora le lire allora. Dico, vabbè, quando me le date quelle che avete venduto? Ma sì, sai, dobbiamo vedere, eccetera. Insomma, siccome poi alla fine non ho aderito a quelle che sono state le richieste del distributore, che è lo strumento del... Esattamente. Io sono andato ad Ariccia, dove c'era un comparto di questo distributore per la provincia di Roma, ho trovato tutte le copie delle mie riviste, che erano circa 20.000, le ho trovate tutte là belle accantonate, esatto, e non distribuite. Perché? Non lo doveva dare informazione, no? Non lo doveva distribuire. È sempre successo. È successo anche all'associazione di coloro che seguono la terapia di Bella, che avevano pubblicato un libro che io ho una copia, un libro di 500-600 pagine, l'ho fatto vedere all'ultima conferenza che ho fatto, no? Un libro così non è stato distribuito. Sono andati dai librai a dire, tenetecelo qui in vetrina, non l'hanno voluto. Sono andato, ho fatto un'indagine tempo fa presso le principali librerie di Roma, come Feltrinelli International, Feltrinelli Italia, Mondadori ed altre grosse librerie. E sono andato a chiedere se conoscevano titoli di volumi, di libri, scritti da personaggi che io ho studiato, professori universitari come il professor Carol Quigley, che ha scritto un libro che è fondamentale per conoscere tutta la retroscena, tutti i retroscena della, che sono dietro questa storia ufficiale, insomma. E non appare nemmeno nel computer questo libro. Cioè non è che non è stato solo pubblicato in Italia, ma non è nemmeno vendibile nei canali internazionali dei libri in inglese. Perché? Quando il professor Carol Quigley ha scritto Treasury and Dope, subito dopo, una settimana dopo, ha chiuso l'editore, il publisher, e quindi non è riportato da nessuna parte. Lo trovate soltanto su internet perché qualche scapigliato revisionista ha voluto metterlo lì in PDF. La stessa cosa succede per Anthony Cyril Sutton, che ha scritto tre libri fondamentali. Uno, quello che spicca di più, è Wall Street and the Bolshevik Revolution. Certo. Così certo. Sappiamo anche chi ha finanziato e voluto il comunismo, creatura giudaica. Certamente. Il comunismo è creatura giudaica. Sappiamo, certamente. Nella ideologia e nella pratica. Ma questa i Roma che... sono stati fatti fuori per un motivo ben preciso. Prima ci hanno provato con la guerra col Giappone. Giappone, certo, finanziando il Giappone. 1905. Jacob Schiff, il banchiere ebreo in America della Kundlöb, soprannominato Parvus. No, Parvus, quello è Elfand. Elfand. Quello è Elfand, non Jacob Schiff. Sì, scusa, Parvus è quello. Elfand. Vedete, la strumentalizzazione di un'idea buona, perché il socialismo, quello di Saint-Simon, quello di Proudhon, ma non è quello. È l'unico modus. Poteva essere un sostegno per la classe degli operai, dei lavoratori, no? Cioè, invece, ecco l'inganno. Hanno fatto scrivere a Marx il manifesto del comunismo e il capitale pagato
pagato, ma pagato perché c'aveva le peste al culo, ma non lo so, quando stava a Londra, su, c'aveva da mangiare, scusa, ti credo, c'aveva i soldi, c'aveva i figli, tutti i cazzi, l'abbandonati, ma la pazza, va, che se mangiava anche un capretto al giorno, sto porcone. Mi piace questo tuo considerazione. E allora che è stato fatto? Vedete, poi hanno creato la grande utopia del comune, del proletariato che dovrà trionfare. Sì. Ma dov'è finito il comunismo? Ma è possibile che la gente non ha aperto gli occhi? È una creatura loro, la modificano quando gli pare. E tutti questi movimentucci che ci sono, io vedete, io non esprimo un giudizio, nel Movimento 5 Stelle. I verdi, gli ambientalisti, ma sapete chi viene finanziato dagli ambientalisti? Sapete che il riscaldamento del pianeta è una balla? Tutto Soros. Lo sapete che è una balla il riscaldamento del pianeta? Ci sembra che faccia caldo. C'è quello testa di cazzo di Al Gore che continua a dire che il pianeta brucia, mentre invece il ghiaccio al Polo Nord aumenta, così anche all'Antartico. È il 20% in più di 5 anni fa, non al Polo Nord. E perché allora c'è questo? Ma no, anche i verdi. Il partito dei verdi italiani, dove è finito? Ma non vedete tutti questi paraculi? E dopo che li hanno finanziati, compresi quegli stronzi dei radicali con quelle facce da merda di gente che gliel'ho detto in faccia, io sono andato a loro assemblea. I radicali sono stati da sempre finanziati dalla CIA, quando c'era Mascherone, che è morto adesso, Mascherone Pannella. È sempre stato finanziato dalla CIA, compresa con la boiaccia di una strega della Emma Bonino, il ministro degli esteri, al quale sono andato a chiedere, ho mandato una lettera proprio a lei. Vedete che mio zio, caduto in Russia e sepolto in Kazakistan, deve essere recuperato, ma manco risposto sta troia. Vabbè, con questo, cari amici, e con queste, questo rosario di buone intenzioni che noi abbiamo espresso, concludiamo appunto con la parola al nostro amico giornalista. Ma ormai avete detto talmente tanto. La libertà di informazione. La libertà di informazione è tutto, la chiave di tutto è l'informazione. E vogliamo anche ricordare allora, chi? Ricordiamo un personaggio. Ricordiamo anche io, 22 anni fa creai un'associazione, si chiama la Freelance International Press. Io vengo dal settore legale, però poi convertito al giornalismo mi accorsi che l'informazione in Italia non era, diciamo, quella che io avrei voluto. E allora, lavorando come giornalista, soprattutto come freelance, mi sono reso conto della filiera dell'informazione. In sintesi, se io voglio fare il giornalista, incomincio a scrivere per quella o quell'altra testata, non guadagno tanto, non riesco a mettere insieme il pranzo con la cena, aspiro ad un'assunzione, diciamo, in una testata, perché se vengo assunto ho un contratto a tempo indeterminato, eccetera, eccetera, però già non sono più giornalista a tutto tondo. Perché devo assecondare, diciamo, i desiderata dell'editore, no? Sono questi qui che di fatto sono i dipendenti dell'editore che pomposamente si fanno chiamare giornalisti. Certamente. Ma nel senso che se io vengo assunto alla Stampa di Torino, si fa per dire, io so dove posso arrivare e dove è meglio che sto zitto, perché vengo licenziato, perdo il contratto. È l'autocensura che è la più grande forma di censura. A questo punto c'è l'editore, vuoi perché l'appetito viene mangiando, vuoi perché i soldi fanno sempre comodo, che aspira al finanziamento pubblico per l'editoria, no? Insomma, si arriva al top della piramide, questa è la filiera dell'informazione, per cui al top si trova l'icona del politico, l'icona del grande giornale mezzo busto, diciamo, televisivo, l'icona dell'industriale, e sono 3-4 interfacce del gruppo di potere. Dimentichi che l'industriale, se non c'è finanziamenti della multinazionale americana o internazionale, non fa affari manco lui. Certo, anche lui deve rendere conto di. Allora noi, la nostra associazione si batte per capovolgere questa filiera, cioè fare in modo che il giornalista faccia veramente il giornalista e sia l'occhio vigile della società civile e controlli anche coloro che adesso stanno controllandoci in Italia. Ecco, questo io già da 22 anni fa lo dissi, eccetera, eccetera. Ovviamente
siamo una goccia nel mare magnum dell'informazione, però siamo riusciti a mantenere la purezza, diciamo, del nostro intenti, del diciamo nostro, il caso di Antonio Russo, se intendi farlo, il nostro inviato di guerra, Antonio Russo, di Radio Radicale, sì, ecco. Antonio Russo era il nostro vicepresidente, non aveva il tesserino dell'ordine dei giornalisti, perché lui diceva che l'ordine dei giornalisti era inutile. In effetti l'ordine dei giornalisti esiste solo in Italia, non esiste in altre parti del mondo. In altre parti del mondo o fa il giornalista e hai il contratto con l'editore, o non fa il giornalista. E lui si batteva per i diritti umani, andava in tutte le zone di guerra, faceva, era veramente un giornalista, però un giornalista un po' diverso dagli altri, perché era a favore del popolo. Lui, la sua arte era quella di trasfondersi nello stato d'animo di chi intervistava e diciamo traslare questo stato d'essere. Stato d'essere particolare nella radio, e per lui era un grande artista. E sappiamo. E allora che... non sappiamo, pare sia stato ucciso dai russi, però non abbiamo le prove, oltretutto. Però quello... Ma perché aveva trovato che cosa? Dei filmati? Vabbè, lui, che dicevano dei decidi commessi da Putin in Cecenia. Lui stava indagando sulla Cecenia, più che secolare quello che si fa in Cecenia. Poi diciamo anche un fatto importantissimo, il premio Antonio Russo, due parole, noi ogni anno cerchiamo di ricordarlo facendo un premio, Italia Diritti Umani, dedicandolo alla memoria del povero Antonio, perché vorremmo che sempre più giornalisti seguissero il suo esempio, cioè giornalisti che effettivamente seguano le istanze della società civile, del popolo, e non dei nostri controllori. Ecco, questo lo facciamo per mantenere viva la fiamma dell'informazione anche nel nostro paese. La prima edizione di questo premio è stata vinta dal giornalista di Rete 4, Toni Capuozzo, giusto? Sì, uno dei tanti premiati, anche Toni Capuozzo. Vuoi dire qualcosa, di cui non abbiamo molta stima noi. Disavventure di questo premio, vuoi aggiungere qualcosa? Ma preferirei di no, evitare polemiche, Cora Allegri ce l'aiuta, preferirei essere positivo, non guardare indietro. Che quando c'è stato l'incontro, io ho trasportato l'onorevole Boldrini, ignorando che fosse la onorevole Boldrini, perché ancora non era onorevole, no, non era niente. L'ho portata e quando siamo andati a prendere il caffè per i rifugiati. L'ho portata fino a Francavilla da Roma, no? Sono andato a prendere, perché lui dice vai a prendere Laura. Hai approfittato di lei? Era la mia amica. Ma siamo andati a prendere il caffè. Aspetta, questo me la ricordo. No, siamo andati a prendere il caffè. Una gallinella, no? Siamo usciti e io dico prego Laura, siediti, e lei per ringraziarmi mi dà un bacio in bocca. Hai capito? Ti giuro. Chiamala e diglielo. Ma perché che gli hai detto? Non ho capito. Ma niente, ho detto prego, quale mi fa? Mi dà un bacio in bocca. Avrai sentito, sputato. Dai. Hai sputato. No. Vabbè, ragazzi, ti pigli lights. Te lo meriti. Arrivederci. Sempre solo. Sempre così. Laudetto sempre solo. Laudetto. Sì, avevo sto Priapus. Peso per te. Mannaggia. Ma non sapevi questa Boldrini. No, che ti ha baciato in bocca. Ma baciato in bocca, te giuro.